Tutto bene? E tu chi sei? Devi asciugarti, cambiarti. Casa mia è qui vicino, vieni. Ma sei tutta bagnata. E a te cosa... Che c'è? Che c'è? Che ti importa? Non capisco. Che fai qui, Marianella? Oh, signorino Tiago. Tiago? Mi fa davvero molto, molto piacere vederla. Ma lei cosa fa qua? Niente. E papà? È a casa, sta dando una grande festa. No, no, la cosa non mi importa. Farò una doccia e poi verrò a salutare. Come desidera, signorino. Sono scappato e sono tornato qui, però non sono il benvenuto. E tu? La tua vita? Non è molto... cioè, non so molto. Mia madre mi lasciò sulla porta di una chiesa. Mi salvò il parroco, lui ha scelto il mio nome. Poi all'orfanotrofio. E... appena sono cresciuta... sono fuggita da lì dentro. Mi hanno ripresa. Poi è arrivato tuo padre con quella megera e mi ha adottata. Insomma, noi saremmo come... fratelli. Che dici? No! Che c'è? Che fai? Che vuoi? Avevi qualcosa nell'occhio. Meglio che te ne vai, qui posso stare solo io. Vai, per favore. Ah, cambia look. Vestita così non troverai mai un fidanzato. Giustina, ho sbagliato camera. Certo. Meglio che tuo padre non sappia che ti sei confuso di camera. Bene. Ciao. Giustina! Giustina, sei venuta a darmi il bacio della buonanotte? Sì, signorino Tiago, e voglio raccomandarmi che faccia come ha detto suo padre e che parta col volo di domani. Bene, grazie per il consiglio. Ah, ti ho scoperta! Che ci fai qua dentro? Tutto bene? Non entrare, se lo fai puniscono me. Giustina ti ha tagliato i capelli. Sono stata io che gliel'ho chiesto. Beh, però non stai male. A te che importa dei miei capelli? Dai, non fare l'antipatica. È il complimento di un amico. Non sei mio amico. E ora vattene. Io non me ne voglio andare. E non andartene. Dico, se non ne hai voglia. Tutto bene? Sì. Stavo pensando a questa storia del viaggio. Rama vuole andare a Miami per sua madre e Tiago non vuole muoversi. Facciano un cambio.